Domenica 2 giugno 2019 si è svolta al castello d'Esterlik Ali Prandi di Nocciano la presentazione della mostra collettiva d'arte contemporanea dal titolo Opere magistrali per Nocciano, nuove donazioni per il Museo delle Arti. Sono intervenuti il sindaco di Nocciano, avvocato Renzo Mucci, e il consigliere con delega al castello Ivan Cocchini. Il curatore della mostra, Leonardo Paglialonga, presidente dell'associazione Nemesis, ha invitato ad esporre sei maestri d'arte abruzzesi: Sandro Aceto in arte Oteca, Caterina Caldora, Giacomo Giovannelli, Fausto Marganelli, Bruno Paglialonga e Mimmo Sorchiapone. Durante la manifestazione si è fatto un omaggio alla memoria del maestro Guido Giancaterino, artista pescarese recentemente scomparso. Ogni artista invitato ha donato un'opera all'amministrazione comunale per arricchire ed integrare la collezione del Museo Permanente delle Arti. Nel corso della manifestazione si è esibito il coro di Scantus insieme vocale diretto dal maestro Arnaldo Vernamonte. Le esigenze che sono di volta in volta proposte per ottimizzare gli eventi, e questo è un evento di qualità. Ecco, appunto, abbiamo fatto delle collettive, abbiamo fatto delle mostre spirituali, abbiamo fatto degli eventi poetici e musicali. Questa è una manifestazione di arte contemporanea improntata sulla qualità. Ci tenevo molto veramente a così a fare un evento dove ho portato sei maestri dell'arte contemporanea, che sono tutti seduti in prima fila nei posti riservati. Sono maestri che hanno un lungo percorso di studio, di sperimentazione, che hanno raggiunto degli esiti estetici degni di rilievo. Sono contento di questa mostra, dove c'è la grafica, c'è la pittura informale, ci sono vari aspetti dell'arte contemporanea, c'è l'arte metafisica, c'è il pastello, no? E tante altre cose. Con queste iniziative di far sì che l'ambiente culturale, gli operatori artistici di Pescara possano veramente essere uno strumento di promozione di questa realtà museale del nostro territorio, perché è chiaro che la promozione culturale, soprattutto di arte contemporanea, può riuscire solo in ambienti un po' più grandi, con operatori che hanno tanta qualità, tanto studio alle spalle e che quindi possono diffondere e veicolare in maniera che un paesino come Nocciano non potrebbe. Questa fascia questa sera è qui anche a rappresentare tutta la comunità di Nocciano che accetta grata quella che è la vostra
donazione.